Le macchine da cucire lavorano senza sosta. La sartoria sociale della cooperativa Santa Maddalena di Canossa a Verona, per rispondere alla situazione emergenziale data dal coronavirus, ha pensato di riconvertire la produzione in corso per la realizzazione di mascherine lavabili, di cui oggi c'è molta richiesta. La nostra cooperativa, che da tempo lavora con donne in condizioni di disagio, ha una sartoria sociale. E in questo momento abbiamo pensato che la cosa più importante, la cosa migliore da fare, fosse quella di mettersi a servizio della comunità, dei nostri cittadini in questo momento di grave difficoltà. E così abbiamo deciso di realizzare queste mascherine. Delle mascherine che non sono dei dispositivi di protezione individuale, ma sono comunque delle maschere che proteggono dai fattori esterni e quindi possono essere d'aiuto in questo grave momento. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con Feder Solidarietà e chiunque lo desideri può richiedere le mascherine telefonando direttamente in sede della cooperativa sociale situata in via Cigno 24 a Verona. Noi siamo partiti circa una settimana e mezzo fa con una produzione minimale di mascherine, una produzione artigianale di circa 50 mascherine al giorno. Ad oggi, grazie agli impegni che siamo riusciti ad avere con altre aziende, con altre volontarie del territorio, riusciamo a produrre circa 500-550 di nostra produzione e arriviamo fino a 1500 con una produzione esterna che ci sta dando una mano. Le mascherine sono in cotone 100%, in doppio strato, e si agganciano alle orecchie con un elastico, hanno una capacità di lavaggio abbastanza elevata, garantiamo almeno 15-20 lavaggi, e ad alta temperatura circa 60 gradi, come ha detto Michele, servono appunto per proteggere dalla grossa salivazione, che è uno dei fattori di rischio di questi momenti, ma non è l'unico.